Questo whisky che, come racconta l'etichetta, è invecchiato per minimo 12 anni presso le nostre distillerie, presso il nostro magazzino di invecchiamento che è il Vaults No. 1, magazzino di invecchiamento più antico di tutta la Scozia. Andiamo a versarlo nel nostro Glencairn. 12 anni passati in botti ex bourbon provenienti dalla distilleria Maker's Mark di Loretto in Kentucky. Botti che arrivano presso le nostre distillerie, vengono smontate e vengono ricostruite in botti da 250 litri. Come vedete, un bel colore ambrato, questo naso sincero e complesso che ci racconta di questo whisky che proviene dal mare, quindi con queste note leggermente salmastre, leggermente sapide, ma che si apre bene al naso invece con questi profumi addirittura agrumati e di miele d'acacia. Il bocca regala un sorso complesso, un sorso pieno, un alcol che accarezza il palato senza bruciare, che attorciglia bene la lingua senza essere mai invasivo, ancora una buona corrispondenza tra quello che è la sensazione di naso e quella di bocca, quindi il ritorno di queste note agrumate, di questa sensazione mielata, queste note di erica e poi solo sul finale questo leggero fumo di torba che è la caratteristica principale di tutti i whisky di Aglia. Slainte.